Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Molto significative le parole del professor Carlo Mapelli, ordinario di siderurgia, oltre che già componente del CDA di Acciaierie d'Italia. Ha smentito, come dire, ha sbugiardato questa favola, questo inganno della decarbonizzazione, della produzione appunto con idrogeno verde. In buona sostanza, già per la partenza di questa fantomatica operazione vi sarebbe un costo pauroso, impossibile, 22 miliardi di euro. La verità è una sola: che si gioca la favola della decarbonizzazione per proseguire l'agonia, per non chiudere quella fabbrica, perché non la si vuole chiudere, la classe politica tutta è responsabile, e quindi sì, si continua a morire a Taranto. Sì, se non fosse così drammatica la situazione di Tarantini, direi che questa è una barzelletta, non è una favola, fa ridere, soprattutto per il fatto che calcola il professor Mapelli che per una produzione di 5 milioni di tonnellate anno ci vorrebbe un costo iniziale, come dicevi, di 22 miliardi di euro, ma soprattutto l'occupazione di un suolo pari a 8.000 ettari, praticamente quasi 5 volte e mezzo l'estensione dell'acciaieria tarantina. Ecco, perché questo accadimento? Cioè, voglio dire, se tecnicamente la politica ha evidentemente dei fini sporchi per tenerla in piedi, diciamocelo, senza se e senza ma. Io ai politici che rappresentano nel modo più squallido la nostra nazione, ma anche ai sindacalisti, anche le responsabilità dell'ente comune di Taranto, in questo caso direi che può far poco, perché però avrebbe dovuto sostenere sicuramente l'iniziativa vostra dinanzi alla giustizia, alla Corte di avrebbe europea, dovuto non sostenere le nostre iniziative che hanno portato finalmente Taranto all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione Europea, con buoni risultati devo dire. E quando c'è un governo, anzi i vari governi, che così con tanto accanimento producono decreti su decreti, superando quindi qualsiasi possibilità anche di interventi di politici locali, ecco che diventa difficile. Chiaramente dal sindaco di Taranto ci saremmo attesi una presa di posizione forte, un discorso del lui tipo, si vanta dei decreti farlocchi che ha fatto, un discorso del tipo: io sono il sindaco di una città di 190.000 abitanti e sono il presidente di una provincia di 550.000 abitanti, non posso sopportare il fatto che il mio territorio venga degradato in una posizione di serie C, con l'assoluto disprezzo dei fondamentali diritti riconosciuti a tutti i cittadini dalla nostra Costituzione, e quindi mi impunto su questo argomento, altrimenti vi faccio arrivare a Roma 200.000. La verità poi, e concludiamo, che purtroppo centrodestra e centrosinistra in questa battaglia sono le facce di una stessa medaglia, una medaglia che attraverso i vari governi, da Renzi alla Meloni, hanno condannato e stanno condannando a morte Taranto. Sì, e voglio aggiungere anche il comportamento di questi sindacalisti che hanno dimenticato la filosofia del sindacato, che è quella di proteggere, di tutelare la dignità del lavoro. E la vita stessa questi loro. Questi sindacalisti che si permettono di chiedere la nazionalizzazione, attenzione, non per chiudere l'azienda e dare possibilità di un lavoro diverso agli operai e ai lavoratori, chiedono una nazionalizzazione per aumentare la produzione a carbone. Questo è assolutamente inconcepibile, curare i propri interessi a scapito degli interessi altrui, in questo caso i cittadini, ma soprattutto la salute dei lavoratori.